Per vincere devi prima arrivare al traguardo. Questo è quello che ha detto Binotto al termine della gara in Australia, riferendosi ai problemi di affidabilità che ha avuto Red Bull. Ovviamente ha ragione e non c'è nulla da aggiungere. Voglio però fare una previsione per Imola. Segnatevi queste mie parole. Secondo me la Ferrari a Imola riuscirà a dare più di 20 secondi alla Red Bull, se in gara non ci saranno safety car ovviamente. E vedo nell'aria anche una doppietta Ferrari. In questo video voglio parlarvi degli aggiornamenti che porterà la Ferrari a Imola e in più fare un compare tra Australia e Imola, vedere quali problemi, quali benefici può avere la Ferrari in questo tracciato. Sainz rimarrà in Ferrari fino al 2024, ormai manca poco alla firma e all'annuncio ufficiale, e arriverà appunto l'annuncio prima di Imola. Giusto confermare Sainz in Ferrari perché il suo lavoro lo sta facendo e, a parte l'errore quello che ha fatto in Australia, secondo me merita di rimanere in Ferrari, un pilota molto forte, costante, serve al team di Maranello. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, se la rivalità tra Ferrari e Red Bull sarà accesa a Imola oppure se una delle due andrà a dominare. Se vi piacciono i video, mi raccomando, non scordatevi di lasciare un like, è molto importante per sostenere il canale. E in più stasera alle 19 ci sarà una piccola sorpresa su Instagram per lo speciale 20.000 iscritti. Non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessun video. Ma ora iniziamo subito con il video. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Voglio prima parlarvi delle differenze tra Imola e Australia e poi dopo andremo a vedere gli aggiornamenti che porterà Ferrari. Abbiamo visto in Australia come Ferrari e Red Bull hanno fatto segnare come velocità massima 314 km/h per la Ferrari e 318 km/h per la Red Bull. Una differenza di 4-5 km/h sul rettilineo e a favore di Red Bull, che però non ha fatto tanto la differenza poi in gara perché c'erano tante parti guidate. Poi a fine gara abbiamo visto anche il problema di Verstappen che ha avuto la power unit, ricordiamo due ritiri in tre gare, e si è visto anche che negli ultimi giri prima del ritiro di Verstappen Red Bull ha perso tantissimo di velocità massima, probabilmente per cercare di risparmiare benzina, perché questa Red Bull consuma più benzina del dovuto, e quindi cercare di fare un po' di lift and coast anche sul rettilineo, cercando di non spingere al massimo sui rettilinei, arrivando all'incirca ai 300 km/h, perdendo tanto di top speed, che alla fine è il vantaggio più grande che ha Red Bull. Ma attenzione che a Imola rispetto ad Australia si raggiungeranno velocità di punta minori. Abbiamo visto come l'anno scorso la velocità di punta è stata all'incirca di 303 km/h, quindi esattamente 15 km/h meno rispetto alla velocità di punta di Red Bull in Australia. Questo farà tanto la differenza a Imola perché significa che Ferrari avrà molto meno porpoising rispetto all'Australia. Infatti vedremo anche dopo che sono previste delle modifiche al fondo per Ferrari, ma non saranno aggiornamenti corposi quelli che arriveranno a Imola, proprio perché Imola è una pista che è favorevole alla Ferrari, proprio così com'è in questo momento. Tante curve veloci, tante curve a tornare indietro dove la Red Bull fa fatica, è molto sottosterzante. Un asfalto abbastanza abrasivo che potrebbe un po' compromettere le macchine che sono sottosterzanti, potrebbe dare più degrado gomme. E appunto un punto di sorpasso a curva 1 e anche la tosa, se vogliamo metterlo tra i punti di sorpasso, ma in staccata di curva 1 si raggiungono velocità minori, si arrivano sui 300 km/h all'incirca, come abbiamo detto prima. Quindi Ferrari non avrà porpoising praticamente, potrà gestire meglio anche la mappatura del motore da power unit. Abbiamo visto come in Australia dall'FP3 hanno fatto un salto in avanti con la power unit grazie alla mappatura un pochino più spinta, e rivedremo secondo me anche la stessa cosa a Imola, cioè nell'FP1 FP2 una Ferrari che lavora con una power unit un pochino con una mappatura più conservativa, mentre dall'FP3 andare più su di motore. Proprio per questo all'inizio video ho detto che la Ferrari può vincere con più di 20 secondi dalla Red Bull. Quindi la differenza tra Leclerc e Verstappen, se Verstappen non si fosse ritirato, stando ai distacchi stimati, appunto era più di 20 secondi. Quindi perché non può farlo a Imola, che è una pista anche favorevole alla Ferrari? Sì, Red Bull porterà degli aggiornamenti, ci sarà una Red Bull molto meno pesante, di una riduzione di peso di 8-10 kg. Però questo non è abbastanza per fare la differenza in un circuito così guidato come Imola. E ora passiamo al secondo punto. Ma prima di parlare degli aggiornamenti di Ferrari a Imola, voglio dirvi una cosa. L'ultima volta che Ferrari ha vinto con un gran margine di stacco sul secondo è stato nel 2002 con Michael Schumacher al Gran Premio di Spagna. In quell'occasione Schumacher vinse con più di 35 secondi di distacco dal secondo. In questo caso Leclerc ha vinto con più di 20 secondi. Ovviamente i distacchi sono diversi, ma è un distacco molto importante e che fa capire che questa Ferrari è davvero dominante quest'anno. E tra l'altro in entrambe le occasioni fu il primo grande slam sia di Schumacher, in questo caso di Leclerc, in Ferrari. Questo per far capire che questa Ferrari è già dominante di suo. Infatti la bestia non avrebbe bisogno di aggiornamenti, è già forte così com'è. Tra l'altro arriviamo in una pista come Imola che è favorevole, quindi perché portare aggiornamenti a una macchina che funziona già così? Infatti un gran vantaggio della Ferrari è che quest'anno sono riusciti finalmente a risolvere il tallone d'Achille degli scorsi anni, che era la correlazione tra i dati al simulatore e i dati in pista. Quest'anno ogni cosa che la Ferrari ha testato ai simulatori poi ha funzionato anche in pista, cosa che per esempio non è successa con Mercedes. Ricordiamo anche che
il venerdì di Melbourne la Ferrari ha provato anche un nuovo diffusore che servirebbe per aumentare l'efficienza aerodinamica e in più anche per ridurre il pompaggio, quindi il porpoising. Questo nuovo diffusore dovrebbe arrivare tra Imola e Barcellona. In più la Ferrari, sempre il venerdì di Melbourne, ha utilizzato dei sensori laser, uno davanti gli altri sulle parti laterali della macchina, che servivano a verificare i cambiamenti di altezza da terra della monoposto. Questo in previsione del nuovo fondo che porteranno probabilmente a Imola. Il nuovo fondo dovrebbe arrivare a Imola, però non è sicuro perché comunque è una pista che genera poco porpoising. Come abbiamo detto prima, le velocità massime sono ridotte. La Ferrari è già buona di suo con questo pacchetto che ha attualmente in quella pista, quindi non avrebbe senso portare un nuovo fondo lì. Tra l'altro c'è anche meno tempo per testarlo perché è un weekend dove ci sarà la sprint race. E ricordiamo che in Australia Ferrari ha utilizzato un'ala posteriore più scarica di quella di Red Bull, che ha utilizzato dopo dall'FP3 in poi, e Ferrari ha utilizzato anche un'ala anteriore più carica, questo per ridurre il porpoising, infatti generando più carico aerodinamico nella parte anteriore della macchina, che è una sorta di effetto rake che va a limitare ulteriormente il porpoising. Inoltre a Imola la Ferrari girerà con un'altezza da terra minore rispetto ad Australia e Jeddah per sfruttare di più i canali Venturi e generare più carico aerodinamico. Stanno lavorando anche in casa Maranello a degli aggiornamenti alla Power Unit che arriveranno però più avanti. E ultima cosa, la più importante, Ferrari sta gestendo benissimo il budget cap. E questo è fondamentale ragazzi, perché è una stagione molto lunga, 23 gare, abbiamo detto più volte, è fondamentale avere sempre più soldi degli altri perché puoi portare più aggiornamenti, più investimenti quando serve, quando la macchina fa fatica, per rimanere competitiva e lottare per il mondiale e cercare di vincerlo fino alla fine. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi aggiornamenti Ferrari, secondo voi a Imola chi vedete favorito. Come sempre vi ricordo di lasciare un like per supportare la serie, la Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo al prossimo video.